Benvenuti su Calcio 360, il posto giusto per chi ama il calcio. La Juventus, uno dei club più prestigiosi e gloriosi del calcio italiano, ha deciso di non accettare la mano tesa dell'UEFA. Ma prima di iniziare vi invitiamo ad iscrivervi e attivare la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio. Il club bianconero ha deciso di non rientrare nell'European Club Association ECA. La decisione arriva in un momento delicato per il calcio europeo, dopo il fallimento del progetto della Superlega. La Juventus era uno dei club fondatori della Superlega, insieme a, tra le altre, Real Madrid, Barcellona, Inter e Milan. Il progetto, che prevedeva la creazione di una competizione europea esclusiva per le squadre più ricche, ha registrato una dura opposizione da parte dei tifosi, delle federazioni nazionali e dell'UEFA. 9 dei 12 club fondatori della Superlega hanno abbandonato il progetto e sono rientrati nell'ECA, ma Juventus, Real Madrid e Barcellona hanno mantenuto la loro posizione. La decisione della Juventus di non rientrare nell'ECA solleva interrogativi sulle sue reali intenzioni. Il presidente dell'ECA, Nasser Al-Khelaifi, ha aperto la porta al ritorno della Juventus, ma a condizione che il club abbandoni definitivamente la Superlega. La Juventus ha dichiarato che sta valutando la sua posizione, ma la decisione di non rientrare nell'ECA suggerisce che il club non è ancora pronto a rinunciare alla Superlega. La posizione della Juventus è isolata rispetto ai suoi ex partner della Superlega e pure rispetto alle istituzioni tradizionali del calcio europeo. La scelta del club bianconero di non rientrare nell'ECA manifesta in maniera inequivocabile un interesse protratto e invariato verso il progetto della Superlega e costituisce un'eloquente segnalazione. In ultima analisi, la chiara volontà della società emerge nel fatto che essa rimane in attesa dell'evolversi degli eventi, soprattutto in relazione al processo fissato per il 21 dicembre presso il Tribunale di Madrid concernente proprio la Superlega. E voi cosa ne pensate? Se volete condividere la vostra opinione su questa questione spinosa lasciate un mi piace e fatecelo sapere in un commento. Iscrivetevi e attivate la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio.